Nell'appuntamento precedente, quello di ottobre scorso, abbiamo affrontato e conosciuto l'esperienza di Burgos, che è un'esperienza tutta a sé stante, molto interessante, da cui sono scaturite una serie di sviluppi di cui parlerò tra un attimo. Quello di Neanderthal di stasera vedremo, avrà delle sue specificità, incontreremo la direttrice del Museo di Bolzano a marzo e anche lì ci racconterà come sono andate le cose da quelle parti, ma la cosa più importante è, attraverso questi confronti che facciamo, rafforzare una consapevolezza, soprattutto tra di noi, nella comunità locale, della potenzialità che questo patrimonio che abbiamo ci offre. Noi, è vero, il patrimonio paleontologico in particolare è complicato da gestire, perché in ogni caso ci sono delle situazioni uniche e irripetibili. Noi abbiamo un uomo, un fossile all'interno di una grotta, abbiamo delle orme esposte alle intemperie, a Neanderthal fu scoperto questo reperto nel 1856, sì, se non erro, non ho sbagliato la data, e anche lì non è stato semplicissimo arrivare a una musealizzazione, tant'è che il museo è di recente costituzione. Ma a Burgos hanno affrontato la questione in un modo che abbiamo affrontato nella volta scorsa, cioè quello che ci serve in questi incontri è capire cosa hanno fatto gli altri, non per mutuare semplicemente i processi, semplicemente per tenerne conto e cercare di fare le scelte più adeguate, soprattutto per non commettere errori. Perché sul patrimonio paleontologico le problematiche fondamentali sono almeno tre. Una è quella della conservazione. Bisogna porsi il tema della conservazione, delicatissimo, complicatissimo, che coinvolge una serie di aspetti, non soltanto quelli legati alla conservazione fisica del reperto, ma anche del qual è il grado di conservazione che dobbiamo applicare ad ogni singolo reperto, perché le scelte da fare non sono alternative. Cioè, un reperto come nel nostro caso, che sta in una grotta, che non è possibile visitare, che è precluso alla fruizione del pubblico, tranne che degli specialisti che lo devono studiare, diciamo, una condizione che ci deve in qualche modo interrogare che tipo di fruizione dobbiamo immaginare per un reperto di quel tipo. E quindi, confrontandoci con altre realtà, forse possiamo arrivare anche a delle conclusioni, anche se parlare di conclusioni è un po' azzardato. Ma insomma, questo è un primo aspetto, quello della conservazione. Poi abbiamo la questione della ricerca. Tutti questi reperti, se non c'è una ricerca, non hanno valore. Cioè, avere un reperto di cui non conosciamo e non rappresenta per tutta l'umanità, e soprattutto per chi fa ricerca in questo settore, tenerlo lì senza questa possibilità è come tenere un valore inespresso, senza che nel caso specifico nostro dobbiamo renderci conto di avere un reperto veramente unico al mondo. Non lo diciamo perché amiamo un po' essere autoreferenziali e dire che noi abbiamo la cattedrale più bella, il pane più buono, e quindi anche l'uomo di Altamura è il più importante al mondo. No, non lo diciamo per questo. Lo diciamo perché realmente è così, ce lo dicono i ricercatori. È uno dei pochi reperti da cui, per esempio, è possibile ancora estrarre DNA antico, che ci può svelare una serie di
di cose che non sappiamo sull'origine della nostra specie, sulla sua evoluzione e quant'altro. Qui abbiamo anche questa volta il professor Manzi che di questo ne, diciamo, ha fatto è uno degli studiosi che sull'uomo di Altamura ha forse speso più energie in assoluto. E quindi questo problema della ricerca ce lo dobbiamo porre assolutamente. E abbiamo visto, per esempio, nel caso di Burgos, quanto lì quel museo non è soltanto il museo dove esporre i resti di questi reperti, ma lì si fa anche ricerca. E la visita in quel museo, nel caso di Burgos, è una visita anche, che consente anche di dialogare con gli scienziati. E quindi non è semplicemente una visita di un museo qualunque. E quindi c'è questo tema da affrontare. Poi abbiamo il tema dei temi, a mio parere, quello che ci riguarda proprio da vicino e che, sul quale dobbiamo fare un approfondimento, e questo forse è il tema principale di questa sera, e cioè quella cosiddetta valorizzazione, cioè che è un termine che non è felicissimo, ma purtroppo è quello che ci tocca usare. E, in altre parole, la problematica qual è? Cioè, può un reperto di questo tipo costituire una leva economica per la nostra comunità? Noi viviamo del pane più buono del mondo, della cattedrale, abbiamo dato i Natali a Mercadante, abbiamo una serie di gioielli di famiglia da giocarci nella competizione in chiave turistica. Abbiamo anche di recente rievocato questa matrice federiciana della nostra città. Benissimo, tutte cose positive. Ma abbiamo da fare i conti con quest'altra unicità che ci tocca affrontare, cioè quella della paleontologia. Abbiamo le orme dei dinosauri che sono lì in attesa di interventi, peraltro già finanziati. Un primo cantiere sta per chiudersi il prossimo mese, ci saranno degli eventi che daranno conto degli esiti della ricerca che è stata condotta su quelle orme. Abbiamo l'uomo di Altamura, abbiamo un patrimonio diffuso di luoghi legati a questa cultura ipogea, mi riferisco al Pulo, alle grotte. Potremmo estendere questo tematismo a tutta la cultura ipogea, legata anche ai culti micaelici, a tutte quelle grotte che insistono su questi in tutto l'ambito delle Gravine, Matera, Gravina, Ginosa, in cui in parte contribuiamo anche noi dal punto di vista territoriale. Cioè, da questo punto di vista abbiamo una unicità che ci dobbiamo in qualche modo di cui ci dobbiamo rendere conto e essere consapevoli della potenzialità che questo patrimonio ha, che però dobbiamo capire in che termini lo dobbiamo declinare in chiave locale. Allora, la volta scorsa, nell'incontro del precedente, abbiamo presentato uno studio di fattibilità realizzato dalla Fondazione Fitzcarraldo, che ci ha dato qualche traccia molto più precisa di verso cui andare. Cioè, ci hanno fornito anche con delle simulazioni di dati degli scenari che ci dicono semplicemente che investendo sia energie, sia volontà e anche risorse economiche, potremmo avere delle ricadute sulla nostra comunità, diciamo, con un fattore moltiplicatore da 1 a 10 quasi. E ce l'hanno dimostrato, peraltro questi sono tutti materiali, sia la presentazione dello studio che le slide di quello studio sono tutte online sul sito www.paleociti.it, potete tranquillamente andarli a scaricarveli.
Però il tema è questo, cioè dobbiamo prendere coscienza che abbiamo una grande opportunità insieme a degli obblighi, quelli che ho detto prima, e che ce li dobbiamo giocare, ma dobbiamo essere coesi in questo, cioè dobbiamo condividere questa visione, perché questi processi o li si fanno insieme oppure non sono delle avventure che si possono fare così in modo isolato. L'altro ultimo aspetto, e poi passo la parola agli ospiti, è la grande opportunità che questi incontri ci offrono di stabilire delle relazioni. Io ho scoperto proprio nel pomeriggio che ho passato insieme a Barbel Hoffman, oggi pomeriggio, che l'ho accompagnata un po' insieme a vedere un po' dei nostri siti, che loro stanno lavorando a una rete dei siti neandertaliani che però condividono il tema dell'era glaciale. È una rete che stanno costituendo a livello europeo, in cui assolutamente Altamura deve entrare, così come deve entrare in una rete che ci hanno proposto e gli amici di Burgos nello scorso incontro, in particolare il consulente culturale dell'ambasciata spagnola in Italia, con il quale abbiamo fatto anche qualche passo avanti per costituire questa rete mondiale, in questo caso legata al tema dell'arte rupestre e della preistoria, in cui ovviamente Burgos ha già fatto un pezzo di strada, per l'obiettivo è quello di istituire, avere un riconoscimento dall'UNESCO, non per entrare nella lista del patrimonio UNESCO che è fin troppo affollata, ma per costituire dei centri di ricerca di categoria 2, che sono dei centri che è possibile istituire in vari luoghi, purché siano luoghi accomunati da tematismi forti. E allora Burgos ci ha offerto questa opportunità, chiedendoci esplicitamente di fare rete con loro, insieme alla SCO, insieme adesso credo anche al Museo di Neanderthal, e a tanti altri luoghi che ci sono in giro per l'Europa. Fare rete e in un certo senso anche internazionalizzare questo nostro patrimonio, credo che sia anche questo un dovere che abbiamo, ma anche un'opportunità che dobbiamo assolutamente perseguire. Andrei avanti, ma lascio la parola volentieri a Luca Dal Pozzolo della Fondazione Fitzcarraldo, che conosce benissimo la nostra realtà. Anche questo non è, l'importante è avere gli strumenti di analisi sufficienti per capire le dinamiche, poi non necessariamente bisogna essere nati ad Altamura per capire cosa bisogna fare ad Altamura, perché a volte le risposte ci possono venire da chiunque ha occhi, orecchie e intelligenza per capire, e in questo caso vi posso assicurare che Luca è una di queste persone. A te la parola, Luca. Grazie. Grazie Nino. C'è una vecchia storiella che racconta di un bambino la notte di Natale vicino al camino che apre il suo regalo. Non ha ancora finito di aprire tutto il regalo che la nonna sbotta: ma come un libro? Ne hai già uno? Ecco, come dire, i musei sono come i libri. Non è che se uno ha un museo, come dire, può smarcare tutto il resto del mondo. E i musei come i libri, e questa è una, come dire, un'acquisizione più recente in qualche modo nella coscienza di tutti, i musei raccontano delle storie come i libri. Allora, il senso di confrontarsi con molti musei diversi è proprio questo: capire le storie che raccontano i diversi musei, che cosa hanno voluto costruire come racconto, che cosa vogliono
i musei che le persone si portino a casa in termini di contenuti, di conoscenza, di consapevolezza di quello che è avvenuto. E tutti i casi sono diversi, non ce ne sono due uguali, non ci sono due musei che raccontano la stessa storia, anche se si occupano della stessa tematica, perché sono diversi i luoghi, sono diverse le storie che li hanno motivati. Lo stesso museo supera delle difficoltà e istituisce un rapporto con le comunità locali che è tutte le volte diverso. Allora, confrontarsi è molto importante. Voi capite che non si può evitare di confrontarsi con un museo che sta nella valle di Neander e che in qualche modo segna anche simbolicamente un punto centrale di questa storia. Allora, capire qual è stata la storia del museo, capire quale rapporto ha intessuto il museo con la comunità locale e quali sono i programmi, quali sono come vede il futuro un museo che, ricordiamolo sempre, è un centro di cultura, non è soltanto un luogo dove si espongono dei reperti, è un luogo dove si fa cultura, dove si interpreta, dove appunto si costruiscono anche le nuove narrative rispetto a questi temi. Allora, diventa molto fondamentale ascoltare la voce dei responsabili di queste istituzioni, perché è riflettendo sulla loro esperienza che possiamo capire quali sono le strade che possono essere percorribili in una situazione specifica, ma anche, come diceva prima l'assessore, quali sono i modi per entrare in rete, per essere complementari, per poter usufruire dell'esperienza degli altri. Io fermo subito perché secondo la parte centrale più importante è proprio ascoltare la direttrice Barber che ci racconta questa storia. Poi dopo magari avremo tempo per qualche domanda, per qualche approfondimento. Grazie. Thank you. Doesn't work. Good evening, everybody, ladies and gentlemen. Thank you very much for the invitation. It's a pleasure to be here, dear citizens of Altamura. Buonasera, signori e signori, e vi ringrazio moltissimo dell'invito ed è davvero un grandissimo piacere per me trovarmi qui, cari cittadini di Altamura. So this is where I'm coming from. I'm the director of the Neanderthal Museum, somewhere in the middle of Germany, in the middle of Europe. E io provengo dalla parte centrale della Germania, dalla parte centrale dell'Europa, e sono la direttrice del Museo di Neanderthal. I'm working here for 25 years. The museum is 24 years old. Io ci lavoro da 25 anni, mentre il museo ha 24 anni. First of all, I want to tell you a bit of the history of the valley. E innanzitutto vorrei raccontarvi qualcosa sulla storia della valle. Neanderthal means Neander Valley. In tedesco, Neanderthal significa valle di Neander. And what you see here on the left side is what the valley once looked. It was a steep and very romantic canyon in the middle of the Rhineland, which is more flat, the big Rhine Valley. There is one kilometer of a like a Swiss canyon. E sulla sinistra vedete l'immagine di quello che c'era una volta. Si trattava di un canyon estremamente ripido, dalle pareti estremamente ripide, un ambiente diciamo anche romantico, e c'era poi una zona pianeggiante circostante nella valle. In totale il canyon era lungo un chilometro. But all that is left from this canyon is some landscape paintings from the Düsseldorfer painters from the Romantic era. E tutto quello che c'è rimasto invece di questa immagine antica del paesaggio è dovuto ai dipinti di un pittore di Düsseldorf, dell'area, della zona di Düsseldorf. Because with the industrialization of the rural area,
and the steel fabrication, the limestone quarry works were intensified, and all the valley, the canyon was widened up and all the limestone was extracted. E perché successivamente vi è stata una grande industrializzazione di quell'area con la creazione anche di acciaierie e vi sono state anche industrie estrattive che estraevano appunto la roccia calcarea e quindi in questa maniera il paesaggio è stato notevolmente modificato. And by the way, it was Italian quarry workers. They were hired from the Carrara quarries because of their experience in limestone extraction. E si trattava proprio di minatori italiani provenienti da Carrara che furono scelti apposta per la loro grande esperienza nella estrazione della pietra calcarea. And then in 1856, some of these Italian quarry workers were so clever to get these 16 bones out of the mud of one of the caves they had to empty. E nell'anno 1856 questi minatori italiani sono stati così bravi dall'aver ritrovato e estratto questi 16 reperti ossei da quella grotta. And we have to bear in mind this was in a time when people believed in what was written in the Bible. Nobody knew about human evolution and other hominins than us today. E dovete anche tener presente che all'epoca non c'erano grandi conoscenze scientifiche, tutti credevano nella Bibbia, non si parlava ancora di evoluzione del genere umano così come la conosciamo oggi. And luckily the quarry owner, he knew Johann Fulrot, you see on the right side, a teacher from Wuppertal close by. And the quarry owner knew that Fulrot was very much interested in natural history and in that he collected bones from caves. E fortunatamente il proprietario di quella cava, Johannes Fulrot di Wuppertal, era una persona estremamente interessata a questi reperti e quindi ha raccolto e conservato queste ossa provenienti dalla grotta. And so it is thanks to this man, not a very famous man at his time, a teacher, that these bones are preserved and it was in 1856 that they were discovered, and in 1859 it was Charles Darwin who wrote his work on the Origin of Species. Ed è stato proprio grazie a quest'uomo, Johannes Fulrot, che in fondo non è così famoso, si trattava di un insegnante, proprio grazie a lui appunto queste ossa sono state conservate, come vi dicevo sono state scoperte nel 1856 e pochi anni dopo, nel 1859, Darwin pubblicava il suo libro sull'origine della specie. So we can say the cave then has completely been destroyed. There's no more cave now. What we have now is a renaturalized quarry. E attualmente la grotta non c'è più, è andata completamente distrutta. Attualmente abbiamo una miniera che si è cercato di riportare indietro al suo stato naturale. And we don't have the bones even. The bones, because there was no museum at the time, when Fulrot died, his daughter sold the bones to the Rheinisches Landesmuseum, which was the regional museum at the time. E non abbiamo più nemmeno le ossa nel nostro museo perché all'epoca non c'era nessun museo e alla morte di questa persona la figlia ha venduto le ossa al Rheinisches Landesmuseum che attualmente le possiede. So this is where they are still lying in Bonn in the Rheinisches Landesmuseum. But, e quindi si trovano ancora a Bonn all'interno del Rheinisches Landesmuseum. All that is left to us is the authenticity of the place, of the site. E l'unica cosa che ci è rimasta è la genuinità, l'autenticità del posto, del sito. Because this is really, it is the first place on earth that one man thought about human evolution.
Perché in effetti è il primo posto al mondo al quale si pensa quando si parla di evoluzione del genere umano. So let's go back to the history of our museum. E ora ritorniamo alla storia del nostro museo. There was an old museum constructed in 1937. C'era un vecchio museo che era stato costruito nel 1937. But people for decades, let's say from the 1970s to the 90s, people in the region felt the need for a new, for a more modern museum. E però per molti decenni, diciamo dagli anni 70 agli anni 90, le persone locali, le persone che risiedevano in quell'area, hanno sentito l'esigenza di creare un nuovo museo. There was no scientist working there. It was just one person opening the doors in the morning and closing them in the afternoon. E non c'erano scienziati che operavano lì sul sito. C'era semplicemente una persona che apriva il sito la mattina e lo chiudeva la sera. So the story of our museum is really a story of civic involvement. It was some people in the region that felt the need for a new museum. They did everything for like 20 years, tried everything to make it a public museum, a public place, be it a state museum or a communal museum, but they failed. They did not get farther. E c'è stato un grandissimo coinvolgimento civico per la creazione di questo nuovo museo. Per ben 20 anni hanno tentato tutte le strade per la creazione di un museo pubblico che fosse statale o comunale, però purtroppo i loro tentativi si sono rivelati infruttuosi in quel periodo. So then in 1991 they let fallen the idea of a public museum and founded the Neanderthal Museum Foundation, a private foundation. E nel 1991 si è giunti alla conclusione di creare un museo pubblico e si è quindi realizzata la fondazione Neanderthal Museum per la creazione del relativo museo. Yes, and it was established by the Museum Association, this is like Friends of the Museum, and the District Council of Mettmann. E tutto questo è stato dovuto all'impegno dell'associazione museale, quindi un'associazione di amici del museo per così dire, e grazie anche al Consiglio Comunale di Mettmann. And they got funding. They got funding by the state North Rhine-Westphalia, by the state foundation, and by a large energy provider of the region. They got the funding for the building and for the exhibition. E alla fine sono riusciti ad ottenere i finanziamenti sia dallo Stato che da donatori privati per la realizzazione del museo. And so we could open in 1996. E in questo modo si è riusciti ad inaugurare il museo nel 1996. And the idea from the very first day was to run the museum by entrance fees and shop sales. To run the museum by entrance fees and shop sales. E all'inizio i finanziamenti per il museo venivano realizzati grazie ai proventi derivanti dai biglietti d'ingresso e vendite nel negozio. Well, we felt that this is really a hard job in the beginning, and then we looked for endowments by the savings bank, district council and other founders, and the cities of Mettmann and Erkrath also. They all gave capital. Now we have a fixed capital of 10 million euros lying on the bank. E però tutto questo risultava alquanto difficile da portare avanti, quindi abbiamo cercato di ottenere delle donazioni e siamo riusciti ad ottenerle da parte della Savings Bank, del Consiglio Comunale, altre fondazioni e delle città di Mettmann ed Erkrath, tanto è vero che attualmente abbiamo 10 milioni di euro depositati su un conto bancario.
The expectation by that time was to get a relief for the annual budget and to get some income through the annual interests. E all'epoca l'aspettativa era quella di poter appunto realizzare un equilibrio di bilancio e poter anche ottenere gli interessi derivanti dall'esistenza del conto bancario. But as we all know, you don't get money for your money now, there's no interest on the capital. Però come sapete attualmente non vengono più dati degli interessi sul capitale. And so we are now we are working at holding the capital to maintain it. E attualmente ci stiamo sforzando quantomeno di conservare il capitale esistente. So, but yeah, the story went on. We got more funding in 2002 for restoration of the site. The museum itself is some hundred meters from the place where the cave was. The place where the cave was yeah, like a garbage pit. It was awful. E successivamente nel 2002 siamo riusciti a restaurare il sito delle scoperte e a poterlo aprire al pubblico. Il sito si trova a circa 400 metri dalla grotta e veniva utilizzato in passato come discarica di immondizia. So we were very happy to get some funding to, now it is like a park, there's a footpath from the museum to the site, you can use some audio to get more information. E adesso abbiamo anche realizzato un parco che si estende su tutta la parte esterna al museo e c'è anche una audiodescrizione dell'intera area disponibile. I will show you pictures of this later on. E più tardi vi farò vedere anche delle immagini. The building of the old museum in 2002 also was restored and is our Stone Age workshop now, where we are having the school classes and yeah, different programs for groups. E nel 2002 abbiamo anche restaurato, come vi dicevo, il museo realizzando il laboratorio dell'età della pietra dove teniamo delle lezioni per delle classi, portiamo avanti delle attività didattiche. We had two updates of the permanent exhibition in 2006 and in 2016 and we are planning a third update for our 25th birthday next year. E abbiamo effettuato degli ammodernamenti delle strutture già nel 2006 e nel 2016 e per il prossimo anno ne abbiamo previsto un'altra per festeggiare il 25esimo anniversario. So, about our museum. Our main idea is the human family. This is our claim since the last update in 2016. E fin dall'ultimo ammodernamento che abbiamo realizzato nel 2016, la nostra idea principale sulla quale abbiamo incentrato la nostra attenzione è quella della famiglia umana. We are not only telling the story of Neanderthal man, but we are trying to give a picture of the whole human evolution. Non parliamo unicamente dell'uomo di Neanderthal, cerchiamo di dare un'idea della evoluzione umana nel suo complesso. Some pictures to show our permanent exhibition. The building is like a spiral, and the permanent exhibition is just winding upwards around the staircase. E questa è un'immagine della nostra collezione permanente. L'edificio è a forma di spirale e c'è una specie di scala a chiocciola da seguire per poter effettuare la visita. The last update was in 2016. This is the opening evening. And in 2016 we got six new reconstructions by Adrie and Alfons Kennis, the Dutch paleo artist that did the Altamura man also in the small museum here.
E nel 2016, come vi dicevo, abbiamo rimodernato tutta la struttura. Queste immagini mostrano appunto la sera dei festeggiamenti per la riapertura del museo, e abbiamo anche aggiunto 6 nuove ricostruzioni effettuate dall'artista olandese Kennes, che si è occupato anche dell'uomo di Altamura. This is our protagonist, the reconstruction of the Neanderthal, Feldhofer Neanderthal find. They're always doing a very scientific job. They are really modeling on the skeleton and on the skull. Ed ecco il nostro protagonista. Queste sono le ricostruzioni dell'uomo di Neanderthal. Naturalmente il tutto è stato fatto seguendo suggerimenti scientifici, quindi si è lavorato sullo scheletro e su tutta la struttura dell'uomo. In these reconstructions that we have in our museum, it is didn't even count them. I think it's like 14. They are all telling their story. We use audio to let the reconstructions really tell their story, from the discovery to all that has been researched on the bones. E mi sembra di ricordare che abbiamo 14 ricostruzioni di questo tipo nel nostro museo, e per ognuna di loro vi è una storia che viene raccontata, quindi dal momento della scoperta dei reperti fino a tutto quello che è accaduto successivamente. For our permanent exhibition, we are using a very diversified approach, not to be boring, but to give different exhibits. E in effetti per la nostra collezione permanente abbiamo adottato un approccio diversificato, in modo da non risultare noiosi ma poter offrire varie opzioni. So you find showcases, you find these reconstructions. This is our Mr. 2%, a Neanderthal in a suit. We have these Forscher boxes where children but adults also can explore more. E abbiamo delle vetrine, come vedete, che contengono dei reperti, abbiamo delle ricostruzioni, abbiamo la Forscher box, cioè la scatola del ricercatore, alla quale possono accedere anche i bambini, e sia i bambini che gli adulti, insomma, possono fare uso di questi contenitori. The idea is to make different offers, a low threshold for people with a low interest, but also some information for people that want to dive deeper into it. E vi dicevo che abbiamo diversificato la nostra offerta, perché abbiamo fruitori di vario genere, da persone che non hanno un grande interesse per questi reperti a persone che invece vogliono acquisire ulteriori dettagli. Important for us are also the temporary exhibitions. Per noi sono anche molto importanti le mostre temporanee, le collezioni temporanee. And, subject-wise, we have a whole range of we show a whole range of temporary exhibitions. E a seconda dell'argomento trattato abbiamo un'ampia gamma di questo tipo di mostre. On the left side you see our last own production, 2 million years of migration. E sulla parte sinistra vedete l'ultima nostra produzione, 2 milioni di anni di migrazione era il titolo. This is our answer to the refugee crisis in 2015. E questa è stata un po' la nostra risposta alla crisi dei rifugiati del 2015. This is a traveling exhibition that we get income from now, because it is traveling all over Germany now. E si tratta di una mostra itinerante dalla quale traiamo anche dei proventi, e attualmente è in giro per tutta la Germania. On the right side, one example for a funny exhibition that was real fun. It is the Documenta. If you are ever in a town where this exhibition is on display, go and have a look at it. E invece sulla parte destra vedete una cosa molto divertente, una mostra chiamata Documenta, da duck, papero. Quindi se avete occasione di poterla visitare, vi consiglio di farlo.
And it was simply great to see people laughing out loud in a museum. Ed è stato veramente bellissimo sentire delle persone che scoppiavano in grandi risate all'interno del museo. But we are also serious, we are doing research. Ma siamo anche persone serie, quindi portiamo avanti la ricerca. All our research is third part funded. Yes. Third part funded. Tutta la nostra ricerca è finanziata da terzi. We have different research projects. One, for example, is South Caspian Corridor. It is colleagues working in Iran and Azerbaijan. E abbiamo diversi progetti di ricerca, quello infatti che vedete del corridoio che South, vedete, Caspian. South Caspian, al sud del Caspio, è attualmente portato avanti dai nostri colleghi iraniani e azerbaigiani. And we have a 3D database and we have a research project on scanning of stone tools. E abbiamo naturalmente redatto dei database, attualmente abbiamo un progetto di ricerca per la scansione di strumenti litici in pietra. We are committed to the idea of an open museum. Quindi ci siamo impegnati a realizzare un museo aperto. So diversity, equity and inclusion are important to us. E questi tre concetti, diversità, equità e inclusione, sono molto importanti per noi. And there we are doing a whole range of things. E quindi stiamo realizzando una grande varietà di cose, di iniziative. We have one project, a development of an app game for visually impaired people. Ad esempio, un progetto riguarda lo sviluppo di una app di gioco per persone con problemi di vista. And then we realized that in our advertisement there are always only white and blonde families, and so we had a new advertising campaign. E ci siamo accorti che nelle nostre campagne pubblicitarie apparivano sempre persone di carnagione bianca, con i capelli biondi, e quindi abbiamo provveduto, come vedete nell'immagine. We are also doing adventure tours, special offers for adults, and which are really entertaining. Realizziamo anche dei tour di avventura anche per gli adulti che sono veramente molto divertenti. For example, on the left side you see a cleaning woman guided tour. Ah, ad esempio sulla parte sinistra in effetti vedete un tour guidato con l'utilizzo di un teschio. The target group here are staff outings. E ci sono dei gruppi che appunto vengono guidati all'aperto per la realizzazione di questi tour. Another economic field is the room rental. We rent our cafe or other rooms for companies. E un altro importante aspetto per quanto riguarda i proventi economici è rappresentato dal noleggio di spazi, quindi noi affittiamo, diamo in affitto il nostro caffè o le nostre sale per la realizzazione di eventi. In the rooms, as already said, of the old museum is the Stone Age workshop now, where we have programs for school classes, but also workshops on the weekend, and Stone Age birthday parties, very important also. E nella parte del vecchio museo abbiamo realizzato un laboratorio dell'età della pietra e quindi accogliamo lì delle classi scolastiche, organizziamo degli eventi nei fine settimana e organizziamo addirittura feste di compleanno. In this time of the year we have during one week about 60 school classes in preparation of their Abitur. Uh-huh. In una settimana ospiteremo ben 60 classi scolastiche di ragazzi che stanno preparandosi per l'esame di maturità.
in biology classes for human evolution. E che sono particolarmente specializzati in biologia con particolare riguardo alla evoluzione umana. On the left side you see what the discovery side looks like today. E sulla sinistra vedete qual è l'aspetto attuale del sito dei rinvenimenti. And we are lucky that we are also having an animal park with bisons and so on, which makes it the whole valley a perfect day out for a family. E vedete che abbiamo anche un parco con animali, una riserva faunistica con bisonti e altri tipi di animali, in modo tale che questo luogo sia particolarmente attraente anche per visite da parte dell'intera famiglia. The district council is really committed to develop the area further on. E il Consiglio Comunale ha assunto un forte impegno a sviluppare ulteriormente l'area. And right now we have a renaturalization of the creeks that are running in front of the museum, and we are getting a big Stone Age playground. E attualmente si sta cercando di riportare allo stato naturale diverse di queste aree. Vedete ad esempio questa parte rocciosa, questi picchi rocciosi di fronte al museo sono stati rimessi a posto, e quindi stiamo cercando di rivalorizzare anche questa zona. We are doing PR for all this on trade fairs, for example. E cerchiamo anche di realizzare proventi partecipando a fiere campionari, ad esempio. We are selling our products in the museum shop, but we are also having reseller products which other museum shops are buying from us. E noi naturalmente vendiamo dei prodotti all'interno del nostro negozio, però abbiamo anche una rivendita, cioè altri musei provvedono anche a vendere i nostri prodotti. So this is some numbers coming now. I hope it's not getting too boring. E adesso ci occuperemo di qualche cifra, sperando di non risultare troppo noiosi. So this is the visitor numbers. We are now stable at about 145,000, 150,000 visitors per year. E questo diagramma rappresenta il numero di visitatori che attualmente si aggira sui 145,000 all'anno. Here you see the development of the different target groups, adults, adult groups. E qui vedete lo sviluppo dei diversi gruppi target, gruppi di adulti ad esempio, e così via. The red ones are the children, inclusive school groups. E la linea rossa rappresenta i bambini e comprende anche i gruppi scolastici. We are very glad that these are consolidated at some point. E quindi abbiamo consolidato appunto questo gruppo target. And that the families over the years grew up and are consolidated on a high level also. E anche i gruppi familiari sono via via cresciuti nel corso degli anni e sono ormai diventati dei gruppi consolidati per noi. This is the number of programs in the Stone Age workshop. E questo diagramma rappresenta il numero di manifestazioni, di eventi organizzati nel laboratorio dell'età della pietra. So this is workshops for school classes, Stone Age parties. E questo appunto è un laboratorio dedicato alle classi scolastiche, dove organizziamo anche delle feste. And if you look, for example, at 2017, we had like 100, more than 1,000 workshops and more than 500 birthday parties. E se vedete ad esempio le cifre che si riferiscono all'anno 2017, abbiamo organizzato oltre 1,000 laboratori e 500 feste. This is the guided tours in the museum. C'è la possibilità di visite guidate all'interno del museo.
And here we are glad that the blue columns, this is adult groups, are rising. E vedete in blu, nelle colonne blu, sono rappresentate le visite da parte di adulti che sono in crescita. Rising again, and this is thanks to our adventure programs. Anche grazie ai nostri programmi di avventura. And to river cruise ships from the Rhine that come to us. E disporremo anche di due battelli da crociera per la navigazione sul Reno. This is looks the most boring, but this is the most interesting table. E questa tabella sembra la più noiosa, invece è proprio quella più interessante. Because it shows that the development of the sales revenues, which is the red red line, which is the columns. Perché mostra appunto lo sviluppo dei proventi realizzati. In which kind of columns? All columns together. A tutte le colonne che vedete complessivamente mostrano appunto l'andamento dei proventi realizzati. That the sale revenues are not proportional to the visitor numbers, which are the red line. Che non sono necessariamente proporzionali al numero di visitatori rappresentato dalla linea rossa. So for some, on some scale we are getting independent from the visitor numbers because of our economic portfolio. E in qualche modo il nostro portafoglio economico è in qualche misura indipendente dal numero di visitatori, non è direttamente collegato a questo. You see the pale blue, this is the entrance fees. In celeste vedete rappresentato il prezzo del biglietto d'ingresso. The orange is like the shop and the reseller products. In arancio invece è rappresentato il provento dai negozi e anche dal programma di rivendita da parte di altri musei. The yellow is the traveling exhibition. Il giallo rappresenta le mostre itineranti. And the blue is what we get from the Stone Age workshops. E il blu rappresenta i proventi dei laboratori dell'età della pietra. And so in total we are getting like 10 euro per visitor if we count all our revenues if you wenn wir das teilen durch die Anzahl der. E quindi se effettuiamo appunto un calcolo con la redistribuzione dei proventi otteniamo un risultato di circa 10 euro a visitatore. You see here the revenues and the visitor numbers and you see that these lines are diverging, that's what I said before, that this is not proportional. E questo appunto rappresenta lo sviluppo dei proventi e del numero di visitatori che, come vedete, come vi ho già detto prima, non è direttamente collegato. So this was a drawing I found on the internet when I looked for self determination. E questo è un disegno che ho trovato su internet quando stavo facendo una ricerca sulla autodeterminazione. It doesn't give an exact idea of our self determination because we did not have to cut the strings, we never felt the strings. Ma non dà esattamente un'idea della nostra autodeterminazione perché noi non abbiamo avuto bisogno di tagliare i legami, in realtà noi non avevamo legami o legacci che ci stringessero. So we are autonomous. Quindi siamo autonomi. To bore you a little bit more. Per annoiarvi ancora un po' di più. This is our organizational structure. Questa è la nostra struttura organizzativa, come vedete. Most of us are the museum team, and I'm the head of them. We are about 45 employees. E c'è naturalmente tutto uno staff a disposizione del museo con all'incirca 45 dipendenti e io sono la direttrice. We have a small executive board, three persons. E abbiamo tre persone che fanno parte del consiglio di gestione. And the large board of trustees, I think about 12 people from the district council and from the cities and from the
funders. E credo siano all'incirca 12 i componenti invece del consiglio di amministrazione, quindi ha un maggior numero di componenti, per lo più provenienti dal consiglio comunale e dai rappresentanti delle autorità locali. The board of trustees, they meet twice a year. E il consiglio di amministrazione si riunisce due volte all'anno to entscheiden über unser budget. Per prendere le decisioni riguardanti la gestione del museo. We are in different networks also. Very important for the district council is the claim Neanderland. E facciamo parte anche di numerose reti ed è molto importante, soprattutto per il nostro consiglio comunale, questa definizione Neanderland. And it's promoting the touristic development of the region. E atta a promuovere lo sviluppo turistico della nostra regione. Because with the society getting older and older, it is a growing leisure market for days off or for weekend trips close by. E perché siccome la popolazione sta invecchiando sempre più, ci sono ampie possibilità relative al mercato del divertimento, dell'intrattenimento, però è necessario che queste località si trovino a, diciamo, a breve distanza da dove queste persone abitano. And then we are part of the Ice Age Europe network, a network of Ice Age heritage sites. E facciamo anche parte del Ice Age Europe network, che riunisce appunto tutti i siti che hanno reperti dell'era glaciale. Mille grazie. Molte grazie Barbel, molto interessante questa esperienza. Vorrei sottolineare questi ultimi numeri che ci ha raccontato la direttrice, e cioè circa 140.000 visitatori, 45 dipendenti, una capacità di fundraising, di finanziare questa impresa, mantenendosi autonomi in qualche modo e come dire, costruendo il proprio mercato sia sui visitatori sia nel rapporto con gli enti locali e con le forze economiche. Indica una strada di sostenibilità molto interessante che potrebbe essere di riferimento anche per altre esperienze. Allora, rispetto a questo, volevo fare una domanda alla direttrice. Questo museo ha 25 anni, quindi è relativamente giovane, però ha avuto una storia tormentata, ci raccontava. Per 20 anni in qualche modo non si è riuscito a costruire questo museo. Allora, noi sappiamo che i land tedeschi e le città tedesche sono tra le istituzioni che spendono di più per la cultura in Europa, e che la cultura è un interesse prioritario per l'amministrazione in Germania. Allora, qual era il motivo per cui c'erano così tante resistenze a finanziare un progetto di museo in un luogo così simbolico come la Valle di Neander? Quali erano le resistenze che poi, mi pare di capire, sono state vinte grazie alla determinazione della comunità locale, sostanzialmente? Neanderthal man has not such a good reputation. Sorry? The Neanderthal man has not such a good reputation. Credo che l'uomo di Neanderthal non abbia poi una reputazione così buona. Maybe you know it in this region also. We have we are not far from Cologne, so we have lots of Roman remains. E non siamo così lontani da Colonia, quindi dai reperti di epoca romana. And we have lots of art museums also. E ci sono anche tantissimi musei d'arte. And there is still the Rheinisches Landesmuseum, which is curating the original bones.
E come vi ho detto è il Rheinisches Landesmuseum che adesso si prende cura delle ossa trovate originariamente nel nostro sito. So I can only guess that the responsibles they thought it's enough, we don't need another museum. Credo che la responsabilità magari sia stata questa, avranno pensato bene, abbiamo già abbastanza, non abbiamo bisogno di un altro museo. Yes, and now we are just laughing about it because we have like 100,000 visitors more than they have in Bonn. E adesso ne ridiamo perché abbiamo ben 100,000 visitatori in più noi di quanti ne abbiano a Bonn. Ecco, è molto interessante questo fatto, è un po' come la storiella del bambino che raccontavo all'inizio, di museo ne abbiamo già e quindi gliel'abbiamo già dato, si direbbe a Genova, no? Ecco, da questo punto qui di vista mi pare di capire che non solo il peso della comunità locale è stato determinante, anche perché ha costruito le condizioni economiche per poter fare il museo, ma che adesso in qualche modo il museo svolga un ruolo importante di sviluppo locale. Le gite, la valorizzazione della valle, il paesaggio che fate vedere, i laboratori, sono tutte attività molto indirizzate a una valorizzazione complessiva del luogo dove siete. E questo, come dire, credo che sia uno dei punti di forza del rapporto con la società locale. È così? Yes, that's it. It is they see the success of the museum, how it is flourishing. It is like a small flourishing company. Sì, è proprio vero. Hanno visto adesso che il grande successo del museo è un po' come un qualcosa di fiorente, un'attività, una comunità fiorente. And this, for example, this touristic initiative, Neanderland, it would never make sense without a Neanderthal museum. E ad esempio questa iniziativa turistica Neanderland non avrebbe alcun senso senza l'esistenza del museo di Neanderthal. So it is really, it's a whole region that is flourishing thanks to the museum. Ed è quindi l'intera regione che sta diventando fiorente grazie all'esistenza del museo. Ecco, un'ultima domanda, poi vediamo se tra il pubblico c'è qualcuno che vuole domandare delle cose più specifiche. Il progetto scientifico del museo, che cosa raccontare nel museo? È stato l'opera di un gruppo di scienziati? Ci sono state delle forme di coinvolgimento della popolazione locale? Si è discusso in assemblee cittadine o con il comune? Come dire, quali narrative sviluppare per questo museo? You mean when we first opened up the permanent exhibition? Intende quando abbiamo aperto per la prima volta e inaugurato la mostra permanente? Ma anche nella pratica che avete adesso in qualche modo. In the beginning when we opened in 96 it was a scientific planning group with a different kind of scientists, different researchers. Nel 1996, quando abbiamo aperto, avevamo diversi gruppi di scienziati che si occupavano di aree differenti. When we are working now, we are trying to open up for the public. E adesso ci siamo aperti anche al coinvolgimento del pubblico. We did some of our latest temporary exhibitions with a design thinking method. Ad esempio, una delle nostre ultime mostre temporanee si è occupata di un nuovo approccio nella concezione del design. Design thinking it is called. Design thinking, usa proprio il termine inglese. And this is the idea to think out of the box and to involve your audience. E si tratta di un approccio, per così dire, fuori dal coro per coinvolgere il pubblico. And we had good success with that. For example, now we have scouts in the permanent exhibitions because this was one demand of our audience. You have scouts? Yeah, scout is called a scout.
It is people that are standing there and you can ask them questions. Yes, yes, yes. E quindi attualmente abbiamo un progetto di cosiddetti scout nella mostra permanente. Si tratta di persone di riferimento alle quali si possono porre delle domande. We are now doing constant evaluations also of what we are doing. Is it good what we are doing? And this is so easy for museums because your audience is always there. You can just have to step out of the office and you can ask what they want. E naturalmente abbiamo fatto in modo di incentivare anche il rapporto fra i dipendenti e i visitatori, perché d'altra parte è anche molto facile avere questo tipo di approccio, basta che i nostri dipendenti escano dai loro uffici e a loro si può chiedere quello che si vuole. Molte grazie Barbara. Allora, se c'è qualcuno in sala che ha delle domande da fare, io non riesco a vedere, quindi qualcuno passerà il microfono. Io sono completamente abbagliato dai fari, quindi. Salve, buonasera. Senta, io ho una proposta da chiedere se la città di Mettmann, se la dottoressa può portare un messaggio di eventuale gemellaggio con la nostra città e di conseguenza chiedo alle autorità presenti, il sindaco, ho visto che prima c'era, adesso non c'è, se accolgono questo tipo di richiesta di gemellaggio ufficiale, perché ho visto sul sito della città e avete relazioni solo con una città italiana, quindi siccome c'è questo sito di interesse abbastanza importante ad Altamura e anche nella città di Mettmann, sarebbe veramente una cosa molto bella avere un gemellaggio ufficiale. This is a great idea. I think even from the size the towns are quite similar. Certo, è una bellissima idea, anche a livello di dimensioni mi sembra che le due città siano molto simili. I will bring this to our major. E porterò questo messaggio al nostro sindaco. Dankeschön. Grazie, faccio i complimenti alla direttrice per questa bellissima relazione, per quanto ha spiegato bene come funziona una realtà importante quale quella di Neanderthal. In merito a quanto diceva prima l'assessore, riferendosi al dottor Del Pozzolo, dicendo che conosce molto bene il territorio, e peraltro aggiungo che mi è piaciuta molto la sua storiellina di Incipit, quando raccontava la storia del bambino e del libro. È evidente che i libri non bastano mai, quanti più ce ne sono meglio è. In questo caso un libro già esiste ed è il museo attuale che accoglie la paleoricostruzione artistica dell'uomo di Altamura. Beh, il dottor Del Pozzolo dovrebbe sapere che, conoscendo bene questo territorio, per quanto ha detto l'assessore, che il museo che accoglie l'uomo di Altamura ha aperto inaugurato il 30 marzo del 2017, ad oggi, dopo 3 anni, fa numeri leggermente, diciamo, irrisori. Parliamo nell'ordine di qualche migliaio di visitatori dopo tre anni dall'apertura. Aggiungo anche che è un museo che è costato circa 2 milioni di euro e che presenta una tipologia di apparecchiature già dall'apertura abbastanza obsolete.
Pertanto volevo chiedere al dottor Del Pozzolo se fosse necessario avviare un'altra realtà museale o eventualmente sarebbe più opportuno valorizzare quella già esistente. Aggiungo anche che ci sono delle affinità tra una realtà quale quella di Neanderthal e quella di Altamura, ma ci sono anche delle discrasie. Quello di Neanderthal non ha in possesso quelli che sono i resti fossili dell'uomo, nel nostro caso sì. Quindi mi piacerebbe che non venisse preso in esempio la storiellina della figlia del professore che ha ritrovato i resti e che poi se li è venduti. Quindi, no, finisco con la domanda. Qual è l'esempio in questo caso per una realtà come quella di Altamura, la realtà di Neanderthal, se non quella organizzativa e chiaramente promozionale per un ritorno solo ed unicamente di carattere economico, con valori rispetto alla nostra realtà, diciamo, decisamente relativi. Grazie. Non so se, come dire, sono in grado di rispondere perché è un problema complicato, ovviamente, ma mi sembra di poter dire senza alcun dubbio che tutto quello che c'è è una risorsa, quindi non bisogna assolutamente fare l'errore di accantonare quello che è stato fatto pensando che il nuovo lo potrà sostituire. Sono stati fatti degli studi, è stato fatto un museo. Il tema è capire come si valorizza tutto l'insieme, qual è la soluzione per valorizzare tutte le cose insieme. C'è un problema di consentire agli scienziati di studiare i reperti, c'è un problema di costruire una possibilità di ricerca in loco e c'è l'opportunità di raccontare delle storie per tutti, di far capire questo tipo di lavoro. Queste cose devono essere rese coerenti. L'esempio di Neanderthal ci fa capire che si può fare moltissimo anche partendo dai vincoli che lei ricordava, cioè il fatto che in qualche modo il reperto principale è stato portato da un'altra parte. Ciò non toglie che anche soltanto la potenza del nome e come dire, il fatto primigenio di aver trovato lì i reperti abbia potuto ingenerare un meccanismo molto forte di riappropriazione di questa storia da parte della società locale. Io credo che appunto Altamura non corra minimamente questo rischio di vedersi espropriata dalle proprie ricchezze, ma credo che su questo la compattezza di una società locale nel cercare di valorizzare questo grande patrimonio faccia davvero la differenza. Poi le forme si troveranno. Sicuramente una delle condizioni è che quello che è stato fatto fino adesso non cade nel dimenticatoio, innanzitutto perché sono soldi pubblici e, come dire, occorre avere molta cautela quando si lavora sugli investimenti di tipo pubblico, e due perché sarebbe proprio anche una sottovalutazione del lavoro fin qui fatto e della strada fin qui percorsa. C'è spazio per quello che è stato fatto e anche per aggiungere una pagina nuova a questa storia. Sì, grazie dottor Del Pozzo. Volevo solo essere un attimo più preciso nella domanda. Volevo essere solo un attimo più preciso, cioè perché non si pensano a queste strategie per valorizzare ulteriormente, per ottimizzare quello che già esiste, anziché pensare di creare un altro contenitore con l'auspicio che funzioni meglio? Beh, non c'è nessun obbligo su la prefigurazione del futuro. Esistono delle condizioni e delle opportunità. Una delle opportunità è quella di garantire la possibilità, ed è un po' anche un dovere rispetto alla scienza, esiste la necessità di consentire lo studio
e consentire l'accesso ai reperti. Questo vuol dire probabilmente, se non si vuole appunto pensare a una delocalizzazione dei reperti, vuol dire avere in loco una unità, una possibilità di ricerca che svolge questa cosa e che tra l'altro non è affatto incompatibile con gli interessi di Altamura. I luoghi in cui narrare queste storie e presentarle al pubblico possono essere molto diversi, possono essere una rete che comprende diversi luoghi, compresi quelli già esistenti. Non è necessario pensare a un edificio completamente nuovo, a un, come dire, a un mausoleo apposta per fare delle altre cose. Si parte dalle risorse che ci sono e si prova a capire qual è la migliore configurazione possibile. Grazie, grazie. Volevo solo dire che non è un pensiero quello della delocalizzazione, è la legge che ci impone di non toccare e non pensare neanche di delocalizzare quei resti. Grazie. Grazie a lei. Posso? Buonasera. Innanzitutto devo complimentarmi con l'amministrazione della città di Altamura per questa opportunità, per questo incontro. Sarebbe stata una cosa buona e giusta che i mezzi di informazione a livello nazionale dovevano essere presenti. Quindi comunque complimenti, benvenuta alla direttrice del museo, alla signora Barbara Offerman, benvenuta alla nostra città, ci lega la Germania e Altamura per Federico II di Svevia, siamo gemellati. E colgo l'occasione prima di fare due domande alla direttrice e un invito, un appello all'assessore Perrone, nonché al sindaco della città di Altamura. Colgo l'occasione per ringraziare con un caloroso applauso gli speleologi del CARS, Centro Altamurano Ricerche Speleologiche, che nell'ottobre del 1993, 27 anni fa, e sottolineo, hanno scoperto l'uomo di Altamura. Ricordo a me e ai concittadini e alle concittadine che allora ero consigliere comunale della città di Altamura e lanciammo delle proposte che sono state lanciate anche adesso, i vari gemellaggi, nonché tutti gli studi che dovevano tenersi nella città di Altamura senza far traslocare l'uomo di Altamura. Già ottobre 93 sono interventi agli atti di vari consigli comunali. Le due domande. Direttrice, che rapporti ha il museo in Germania con il museo di Krapina in Croazia, vicino Zagabria? C'è il museo dell'uomo di Neanderthal anche, quindi i rapporti tra i due musei. L'altra domanda, un suo parere se l'uomo di Altamura deve essere studiato e rimanere in grotta oppure deve essere estratto, quindi un suo parere, perché siccome si è parlato di museo all'aperto, l'uomo di Altamura sta in un parco nazionale dell'Alta Murgia, la cui perimetrazione è stata per quella zona proprio per il rinvenimento dell'uomo di Altamura. Il parco è stato istituito nel 2004, l'uomo è stato scoperto nel 1993, quindi il Parco Nazionale ha inglobato quell'area dell'uomo di Altamura, la valle di Lamalunga. Quindi sarebbe una cosa importante, nonché urgente, fare un museo all'aperto in quella zona, con tutti gli studi in loco, come è stato fatto in Germania, come è stato fatto a Frassassi. È vero che le condizioni sono diverse e siccome si parla di viaggio lunghissimo nella storia, sarebbe bello anche organizzare un viaggio e quindi l'invito all'amministrazione comunale che organizzi dei viaggi dando la possibilità a noi altamurani di visitare il museo in Germania, Burgos e attuare il gemellaggio con queste visite reciproche e non bisogna escludere, e questo è l'invito. Vabbè, chiedo scusa, tolgo il disturbo, sono parenti.
27 anni, speriamo che non ne passino anche 27. Grazie. So there were two questions, yes? Quindi ci sono due domande, giusto? The Krapina question. Yes, we have very good relationships to the Krapina Neanderthal Museum. Abbiamo delle ottime relazioni con il Museo di Krapina in Croazia. And Krapina Neanderthal Museum is also part of this Ice Age Europe network, and we have a very close relationship. E anche questo museo fa parte della rete degli Ice Age Europe Museum che vi ho menzionato prima e siamo, come vi ripeto, in ottimi rapporti. And then I think there was that question about the remains, if they should be left in the cave or extracted from the cave. E poi la seconda domanda riguardava il fatto dei resti dell'uomo d'Altamura, se dovessero rimanere nella grotta o essere estratti dalla grotta. I think that there can't be any question. If we would leave, if we would have left every bone in the caves all over the world, we wouldn't know anything about human evolution. So, e d'altra parte ci sono vari aspetti della questione. Se avessimo lasciato nelle grotte tutte le ossa rinvenute nel mondo, non sapremmo molto sull'evoluzione umana. This man can only tell his story if profound research can be done on it. Quest'uomo potrà raccontarci dettagliatamente la propria storia soltanto se sarà consentito fare ricerche accurate su di esso. We even now don't know the exact shape of his face because we can't look under the calcite. E attualmente non sappiamo esattamente quale sia l'entità di questi resti perché sono sotto uno strato di carsite. This is one, or maybe it is the best preserved human fossil in Europe. Ad ogni modo, questo è uno o forse è il fossile meglio conservato, fossile umano meglio conservato in Europa. This is an enormous responsibility. E questa rappresenta una enorme responsabilità. Not only to preserve it, but also to research it. Non solo per al fine di conservarlo, ma al fine di poter effettuare delle ricerche. That's my opinion. Questa è la mia opinione. Are there more questions? Ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande, chiederei magari all'assessore Perrone di concludere la serata. Intanto ringraziamo per la partecipazione e, come dire, nei prossimi due incontri affronteremo problemi diversi ma altrettanto interessanti. Da una parte come il digitale e gli strumenti digitali aiutano a interpretare queste storie, a raccontarle, e l'altro l'esperienza della mummia del Similaun che ha posto ai ricercatori una altissima complessità per quanto riguarda la conservazione, e sarà molto interessante capire come hanno affrontato questa sfida mantenendo un reperto di grandissimo valore. C'era la direttrice che voleva aggiungere ancora qualcosa, mi pare. Yes, I wanted to add, I really wanted to say what an enormous potential this find has. Volevo solamente ribadire quale sia l'enorme potenziale di questo sito. And I was very lucky to see that Angelika Fleckinger is coming to tell about the Iceman. E sono stata felice di vedere che Angelika Fleckman sarà qui con voi, è previsto il suo intervento in uno di questi eventi qui in Altamura. Because the Iceman is such a good example how people get connected to one individual that researchers are able to tell a whole story about.
Perché questo Ötzi, questo Iceman cosiddetto Ötzi, l'uomo del Similaun, è un ottimo esempio di come si possano stabilire delle relazioni, delle connessioni fra il pubblico e l'uomo che si vede appunto rappresentato in quei resti. You have all different disciplines that are putting together a mosaic of his lifetime and of his killing and this fate makes the people from today so very emotionally connected to this prehistoric man. E ci sono tante discipline diverse che hanno studiato questo reperto, come è stato ucciso quest'uomo, come viveva, qual è stata la durata della sua vita e così via. E tutto questo ha contribuito a creare un legame emotivo fra quest'uomo e i visitatori. And I think it is a very good example for the Altamura man. E ritengo che questo costituisca un ottimo esempio anche per l'uomo di Altamura. Yeah, thank you. Grazie. Grazie. Scusate, era la sindaca che mi stava dicendo che sta arrivando perché si è allontanata per andare a, in un'assemblea di un comitato di quartiere. Quindi giustamente ha dovuto assentarsi per una questione importante quanto quella che stiamo discutendo qui stasera. Ma sta arrivando, quindi avremo anche la sua opinione su quello che si è detto stasera. Io rispondo a un po' di questioni che sono state poste. E, allora, innanzitutto su questa cosa dei gemellaggi, noi vorremmo fare qualcosa di più utile che un semplice gemellaggio tra città. E questo normalmente sono è un tipo di attività che tra municipalità si fa con molta disinvoltura, ma noi vorremmo fare proprio degli accordi di collaborazione su progetti specifici con le città con cui vogliamo unire gli sforzi, per cui più che di gemellaggi parlerei di vere e proprie reti di collaborazione. Gemellaggi si possono sempre fare, ci sono delle procedure abbastanza standardizzate, normalmente hanno sempre dei buoni esiti dal punto di vista della riuscita della procedura amministrativa. Il problema è di capire se questi gemellaggi poi determinano delle sinergie concrete. Il Comune di Altamura ha una serie di gemellaggi in essere con diverse altre municipalità, però non è che abbiamo tutta questa effervescenza nelle relazioni con... Ricordo un tempo avevamo un gemellaggio con, non so se è decaduto, con la città di Ferrara per via del pane, ma credo che sia andato col tempo un po' scemando questa relazione, semmai ci sia stata. Per cui sì, la relazione con le altre realtà è da perseguire, ma in chiave però di veri e propri progetti su cui collaborare. Quello che ci ha offerto la direttrice stasera di entrare in questa rete dei luoghi che hanno reperti riconducibili all'era glaciale, all'Ice Age, che la direttrice non ha detto che loro stanno anche perseguendo una candidatura UNESCO. Ovviamente le candidature UNESCO che spesso vengono evocate hanno senso laddove ci sono delle reti reali di collaborazione, anche su temi che legano realmente, perché l'UNESCO non concede i riconoscimenti così a pioggia, cioè ci vuole una candidatura che sia il frutto di un lavoro fatto, a volte dura anche molti anni. Questo sicuramente è un lavoro da fare, ripeto, questi incontri
servono proprio a questo, cioè a stabilire relazioni concrete, prima tra persone, perché si conoscono, e poi tra comunità, tra contesti anche dal punto di vista dei reperti. E quindi questo senz'altro. Ora, io voglio fare solo una considerazione e la voglio fare anche per consentire alla sindaca di raggiungerci, perché vorrei che concludesse lei, però qualche cosa la voglio dire un po' a conclusione. Una cosa che a mio parere è assolutamente, per me è stata anche una sorpresa, constatare come l'esperienza del museo di Neanderthal ci insegna che appunto l'autodeterminazione, l'ultima slide che ci ha fatto vedere Barbel, cioè vale a dire si è riusciti a costruire un'offerta museale, ma un vero e proprio sistema di offerta culturale con delle ricadute importanti anche dal punto di vista economico, sulla base di una volontà di rivendicare la potenza di un nome, di un luogo, Neanderthal, perché lì era stato scoperto l'uomo di Neanderthal. Siamo di fronte a un museo che non ha i reperti, che però ha scommesso tutta la sua, diciamo, la sua azione su un luogo, quello che i sociologi chiamano il genius loci, quasi. Cioè che è una condizione veramente unica, riempendo di contenuti un museo. Loro hanno 14 riproduzioni esattamente della stessa qualità del nostro uomo di Altamura, fatto dagli stessi gemelli Kennis. Loro ne hanno 14 e in quel museo ovviamente uno può leggere tutta la storia dell'umanità. Ora, la considerazione che dobbiamo fare con abbastanza naturalezza è: ma noi che abbiamo invece un reperto, anzi ne abbiamo più di uno, perché come dicevo prima abbiamo anche la cava dei dinosauri, abbiamo tutto il contesto che è ancora, diciamo, per certi versi ancora intatto, mentre lì a Neanderthal persino il canyon non esiste più, esiste proprio il toponimo geografico e quello è stato, diciamo, la leva che ha scatenato questa volontà di istituire lì un museo. Noi abbiamo un contesto tutto sommato ancora integro, con qualche sbavatura, ma comunque integro. Abbiamo dei reperti e stiamo indugiando su aspetti che in realtà dovrebbero, come abbiamo sentito, la domanda posta a una persona del settore che viene da Dusseldorf è quasi scontata la domanda, cioè il problema dell'estrazione, in che modo farla, se farla, tutta questa roba qua, questa è una cosa che deve essere affrontata, come dire, con cautela. È ovvio che va affrontata con cautela, nessuno è così come sprovveduto da immaginare di andare lì, sfasciare tutto, prendere le ossa, portarle chissà dove. Non funziona così. Cioè, innanzitutto bisogna creare qui le condizioni perché un'eventuale estrazione, se una serie di verifiche ci diranno che sia possibile, si possa fare, ma creare qui le condizioni perché eventualmente possa essere studiato, prima di tutto, e ovviamente conservato. Guardate che il fatto di aver chiamato Bolzano a uno di questi incontri non è casuale, perché proprio lì a Bolzano, dove hanno un problema di conservazione forse ancora più critico del nostro, perché la mummia di Similaun viene conservata in celle frigorifere, in
in una cella frigorifera, a cui poi è stata aggiunta una gemella nel caso di avaria della prima, il reperto viene spostato direttamente nell'altra. Ma queste celle frigorifere costano al museo di Bolzano €1 milione l'anno, perché sono celle frigorifere di un certo tipo, devono riprodurre le condizioni del ghiacciaio, e quindi è stato fatto uno sforzo per la conservazione estremamente impegnativo. Ora, proprio nell'equipe di scienziati che stanno lavorando a Bolzano, si stanno ponendo il problema della sostenibilità di questo costo, praticamente di €2 milioni l'anno solo per tenere il reperto in sicurezza, e stanno sviluppando un protocollo di cui forse avremo anche occasione di parlare quando verrà la direttrice qui, che evita questa condizione della conservazione in queste celle frigorifere, disidratando il reperto e portandolo a una condizione, diciamo, per cui può essere mantenuto in ambiente naturale, senza deperire, senza avere alcun decadimento dal punto di vista della consistenza. Ora, questa ricerca, che è una ricerca che stanno facendo, peraltro uno degli scienziati che sta lavorando anche a questo aspetto è nell'equipe del professor Manzi, per cui stiamo parlando di persone che conoscono il contesto, è una ricerca che costituirebbe, per una serie di casi simili al nostro, quello di Bolzano, che ci sono in giro per il mondo, perché non siamo gli unici che abbiamo il problema della conservazione di questi resti, costituirebbe una vera e propria rivoluzione anche in termini di sostenibilità economica. Ora, per questo dico, questo problema non è il problema principale che ci dobbiamo porre oggi. Semmai il problema che ci dobbiamo porre oggi, e qui poi cerco di chiudere, ma in attesa che arrivi la sindaca. È arrivato. Io sono abbagliato. E non vediamo niente di qua. Non si vede nulla. Invito la sindaca a raggiungerci, anzi, così mi tolgo anch'io dalla scena. No, io volevo solo chiudere questo, poi lascerò la parola. Semmai il problema prioritario che ritengo dobbiamo porci come comunità è quello che abbiamo una serie di ragazzi, nostri figli, che hanno sviluppato competenze su questi settori strategici del turismo, della conservazione dei beni culturali, tutti laureati che fanno master altrove, che se ne stanno andando via dalla nostra città. Questo ce lo dobbiamo dire, lo dico con cognizione di causa, non lo dico così giusto per fare un po' per strappare un applauso, ai quali dobbiamo fornire le condizioni per poter sviluppare le loro competenze qui ad Altamura, perché ne abbiamo tutte le possibilità, le opportunità ce le abbiamo tutte. E occorre, darsi anche una scaletta di priorità di interventi. Il problema dei soldi non è un problema. In Italia si sa che i soldi, laddove ci sono delle progettualità serie, praticabili, i soldi poi si trovano, perché spesso vengono anche investiti creando danni laddove non ci si trova di fronte ad assenza di progetti. Per cui questi confronti servono a sviluppare tra tutti quanti noi, ad assimilare un po' di esperienze di come si sono affrontate le cose altrove. È chiaro che il contesto tedesco è enormemente diverso dall'Italia, lì hanno la possibilità di essere un museo autonomo anche dal punto di vista finanziario, anche perché sono un tantino più ricchi di noi dal punto di vista proprio anche dell'apporto che il privato può dare a questi processi. Ma comunque il problema per l'Italia, per noi, non è la mancanza di risorse, perché i ministeri spesso hanno anche delle sacche di risorse che non sanno come impiegare a volte, perché mancano i progetti.
E allora è su questo che forse ci dobbiamo interrogare, se abbiamo la forza e la lucidità per immaginare per questa città un futuro che la possa far diventare effettivamente una Paleo City, perché in Italia abbiamo tutte le carte in regola per essere la città della paleontologia a tutti gli effetti. Non ce n'è un'altra in Italia che ha la nostra stessa concentrazione di beni, e questo lo dobbiamo fare per i nostri ragazzi, perché se ne stanno andando via, e se ne stanno andando via con competenze che vanno a esercitare altrove. Questa è la priorità, a mio modo di vedere. Grazie. Io non spaventatevi, io non sarò così lunga. Io voglio esclusivamente ringraziare la direttrice del Neanderthal Museum, perché ci ha dato la possibilità di questo confronto insieme all'amico Luca Del Pozzolo. Un'unica cosa, noi stiamo provando a fare questa azione per creare sinergia con le concittadine e i concittadini. Quello che dobbiamo fare è stare insieme e cercare di capire come portare su questo territorio anche una nuova attività da svolgere. Il turismo. Io non sono una che ama lo sfruttamento del turismo, lo snaturamento del proprio territorio, però quello che stiamo cercando di fare, cioè un museo che è molto simile a quello che l'amica Barbel ha, cioè quello dell'evoluzione umana, è un modo per innanzitutto per valorizzare l'esistente, cioè quello che Altamura ha, quello che Altamura riesce a proporre grazie a questi ritrovamenti. Professor Banzi, quindi è un percorso, non è rappresentazione di qualcosa che si fa all'interno di un teatro. Stasera io, come al solito, non sono mai contenta, il teatro è molto più pieno dell'altra volta, però qualcuno ha pensato bene di organizzare un altro incontro parallelo dove tutto il ceto politico, che dice di essere escluso da questa amministrazione, è lì, ma ne capiamo tutte le ne facciamo da soli le considerazioni del caso. Perché noi abbiamo invitato tutti i rappresentanti politici di questo territorio? Perché questi sono percorsi che devono partire dal territorio, devono partire dall'amministrazione che rappresenta il territorio, ma che hanno la necessità di essere sviluppati insieme a tutti gli altri enti che poi diventano insomma partner di questi percorsi. Lo stiamo vedendo anche in altri settori, sempre nella valorizzazione dei beni culturali che abbiamo, stiamo ottenendo dei risultati, insomma, carissima amica Elena Saponaro, è di questi giorni la notizia che molto probabilmente persino il Museo Nazionale rientrerà nel polo del culturale della nostra città, e questa è una notizia importante perché significa che l'offerta non solo viene compresa ai livelli più alti, perché queste sono decisioni che vengono prese direttamente dal Ministero dei Beni Culturali, ma significa che è importante ma anche molto interessante. Allora, vista l'ora, dobbiamo chiudere. Noi siamo solo a metà percorso di questa iniziativa che si chiama Paleo City. Dobbiamo cercare di essere sempre più presenti, sempre più artefici di questi cambiamenti. Gli incontri non si sviluppano esclusivamente qui al Teatro Mercadante. Le porte del comune sono aperte, il municipio, che è la casa comunale, che è la casa di tutti, aspetta qualsiasi proposta che possa derivare dal territorio e che possa essere complementare a quella che insieme agli amici della Fondazione Fitzcarraldo abbiamo immaginato. Quindi io vi ringrazio per essere stati fino a quest'ora qui questa sera, ringrazio anche il colonnello del settimo bersagliere, il Giovanni Ventura, tutti quanti voi, e buona domenica. Grazie.